Ben ritrovati carissimi amici qui sulla trasmissione di Spiritual Trainer, dove abbiamo queste tre mamme, tre catechiste che ci possono dare una mano, Veronica, Luana e Laura. Stiamo valutando il contesto di rinverdire nel XXI secolo ciò che San Giovanni Bosco ci ha detto circa 200 anni fa. 200 anni fa è la data della sua nascita. San Giovanni Bosco non è passato di moda, ovviamente, il suo messaggio è sempre attuale e molto molto importante. Certamente la società è cambiata e l'educatore di San Giovanni Bosco non è certamente l'educatore dei nostri giorni. Che cosa deve fare lo spiritual trainer? Certamente come missione è quello di lasciare un mondo migliore di quello che lui trova, ma la cosa importante è essere sempre più aggiornato e formato, sapendo che quello che sono i parametri educativi di San Giovanni Bosco sono sempre essenziali e da rivalutare sempre in maniera più forte. Don Franco, qual è una caratteristica dello spiritual trainer oggi? Ma guarda Luana, una cosa importante che oggi in questo contesto storico in cui noi viviamo, una caratteristica deve essere la speranza. Lo spiritual trainer, se non è un apostolo della speranza, non riesce a portare a termine un concetto importante. Perché si parla di speranza? Perché viviamo in una situazione dove sembra tutto quanto andare a rotoli, c'è un atteggiamento molto passivo e negativo, c'è sempre un po' una specie di lamentela delle cose che non funzionano. Eppure tante cose funzionano, solamente che sono in sordina, sono un po' in silenzio. Quindi Luana, una cosa importante che deve fare oggi lo spiritual trainer è quello di essere un apostolo della speranza, cercando di trovare nelle situazioni tante cose positive. La bellezza, ad esempio la bellezza di una giornata come questa, non è una cosa così scontata, il vedere sempre l'aspetto positivo. E quindi una cosa importantissima è quello che lo spiritual trainer, da tutte le situazioni negative, possa trarre l'aspetto positivo, ottimistico, per annunciare il Vangelo. Perché la bellezza salverà il mondo. Quindi, Don Franco, in un certo senso occorre educarci alla bellezza. La bellezza non è semplicemente un fattore estetico, Veronica. La bellezza certamente è la bellezza di un paesaggio, come può essere visto da questo santuario sulle colline di Verona, certamente è un qualcosa che apre il cuore, ma non è solamente un aspetto estetico, è un qualcosa di più, è un qualcosa che ci lascia il Signore attraverso la parola di Dio, ci apre il cuore e la bellezza è un qualcosa che diventa uno stile di vita per essere capaci di apprezzare tutto quello che il Signore ci offre. E un qualcosa importante di bellezza, se ci pensiamo, che cosa ci può essere di più bello nel vedere un giovane che si impegna nello sport, nello studio, nella spiritualità. Tante caratteristiche che ci fanno comprendere come da questi giovani possiamo vedere una grande, grande risorsa, piuttosto di trovare semplicemente un rimedio, un ripiego alle lamentele che sentiamo spesso dire su questi giovani che non sono all'altezza della situazione. Qual è l'insegnamento di Don Bosco riguardo alla speranza? Ma guarda, Laura, la speranza è un qualcosa di fantastico in San Giovanni Bosco, è una grandissima sua caratteristica. Se pensiamo che lui viveva in un contesto dove le autorità politiche, le autorità sociali, le autorità religiose stesse certamente non erano favorevoli con il suo sistema educativo, anzi erano molto contrarie, tanti ostacoli, tante voci maligne messe sul suo conto che erano false, ma per danneggiare anche la sua immagine. Ebbene, ecco una cosa importante che possiamo vedere in San Giovanni Bosco è proprio questa caratteristica della speranza, cioè essere capaci di portare la gioia nonostante ci sia qualcosa appunto che ci fa soffrire, perché se aspettiamo di vedere tutto quanto a posto nella nostra vita per portare la gioia, certamente aspetteremo invano.
E concludiamo, carissimi, questa puntata di Spiritual Trainer, dove abbiamo cercato di ritrovare sempre di più la forza educativa di San Giovanni Bosco attraverso gli educatori del ventunesimo secolo, che noi definiamo in questo caso Spiritual Trainer, cioè le nature dello spirito. San Giovanni Bosco quindi è un punto di riferimento nella sua metodologia. Certamente noi dobbiamo prendere spunto da lui per dare il meglio di noi stessi per queste giovani generazioni. E a proposito delle caratteristiche di San Giovanni Bosco, andiamo ad ascoltare una sua massima, cioè un discorsetto che lui diceva nei confronti dell'educazione. Si otterrà più con uno sguardo di carità, con una parola di incoraggiamento che dia fiducia al cuore, che con molti rimproveri, i quali non fanno che inquietare. Ecco, carissimi, che il concetto detto molti anni fa è molto importante rivalutarlo oggi. È inutile colpire con le critiche, è inutile danneggiare le persone a livello di immagine. Quello che è importante è donare affetto. Dall'altra parte, sentendosi amati, si è molto più invogliati a contraccambiare e così si costruiscono relazioni che sono dei ponti, come dice sempre Papa Francesco, non delle barriere. La critica, se è costruttiva, va molto bene, se invece sono solamente lamentele, malilingue o cose del genere, non fanno altro che danneggiare. E vogliamo, carissimi, renderci sempre più consapevoli che non di solo pane vive l'uomo, ma vive di questo grande amore dello Spirito Santo, con i suoi doni, con i suoi frutti, e che lo Spiritual Trainer è chiamato a testimoniare. Arrivederci alla prossima puntata.